Grazie Vera Sarri. Piacere mio, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, grazie a Vera Sani, scrittrice, leggo nel risvolto di copertina, scrittrice e musicista, esordito ventenne pubblicando Racconti sul Manifesto nella rubrica curata da Gianni Celati, e credo che sia una cosa molto bella avere la rubrica curata niente meno che da Gianni Celati. E poi Quo Vadis Baby, e del libro che noi raccontammo anni fa, ma quanti anni fa? Nel 2004, 2005. Il film era del 2005, il libro era uscito qualche mese prima, quindi sono passati 12 anni quasi. Sono passati diversi anni, e fino ad arrivare a questo Letteradina con la casa editrice Giunti, che presenta per l'appunto questo libro che sa di mare, sa di estate, perché questa è una storia solare, nel senso della bella stagione, ed è una storia di una presenza molto, molto bella per quanto riguarda la scrittura, tutto quanto per raccontare la storia di due giovani donne, grazie a Verasani. Sì, è la storia di un'amicizia tra due ragazzine che si incontrano sui banchi di scuola, è una scuola media negli anni 70, e sono due sono molto diverse, ecco, una viene da una famiglia altoborghese e quindi con un padre che sostiene Almirante, insomma erano gli anni, no, dove la politica era molto presente, invece l'altra viene da una famiglia più proletaria, quartiere rosso di Bologna, Berlinguer, insomma tutta una situazione ovviamente di conflitto e di attrazione fatale, no? Perché poi quando si è piccoli, quando si è ragazzini, ci si innamora delle diversità, no? C'è questa curiosità però resta un'amicizia impossibile tra due persone che cercano cioè che forse si amano ma restano comunque incompatibili, ecco, infatti è una forma d'amore, qualcosa di... L'incompatibilità però è una cosa presente, anche molto vibrante, nel senso che io sono fascista, io sono comunista, ecco, questa sì, è per esempio un'incompatibilità, se vogliamo, anche molto, molto vivace, molto ricca di passione, di pensiero e soprattutto di confronto, nonostante tutto. Sì, io in realtà, anche se appunto lo sfondo è la Bologna di quegli anni, negli anni 70, quindi con tutti i capisaldi storici, letterari, anche filmici, insomma, e musicali dell'epoca, volevo che la cosa che più, insomma, in qualche modo emozionasse è proprio la storia di questa amicizia tra due ragazzine che crescono, una in qualche modo chiede aiuto all'altra, cioè ha bisogno di soccorso, però questa fragilità, insomma, che sfiora e finisce in una sorta di china autolesionistica, passando dal rapporto col cibo, che Dina ha così vorace, molto compulsivo, e poi la droga, che è stata in qualche modo, come dire, ha falciato buona parte della mia generazione, insomma erano anni in cui di eroina, insomma l'eroina era molto presente, così come una creatività bellissima e disperata che era poi quella dei fumetti, di quello che succedeva nella musica, perché davvero Bologna in quegli anni, tra la fine poi degli anni 70, inizi 80, era estremamente innovativa, faceva controcultura, come si diceva una volta, però ecco il cuore, insomma la pulsazione del romanzo è l'amicizia tra queste due ragazzine diverse che si vogliono bene, che sono destinate in qualche modo a perdersi, perché una sceglierà in qualche modo, ecco, banalmente la vita, l'altra no, seguirà un percorso diciamo autodistruttivo e lo percorre fino in fondo, e a distanza di tanti anni un'amica superstite vuole andare sulle tracce di Dina per capire cosa ne è stato di lei, quindi c'è una sorta di indagine, no? Di percorso a ritroso per capire cosa è successo di Dina nel momento in cui questa amicizia si è interrotta, e capiamo subito che Dina non c'è più, infatti non è un romanzo giallo.
però ovviamente l'altra che non l'ha mai dimenticata, insomma, che perché poi le amicizie che crescono a quell'età lì sono, come dire, non solo formative e romantiche, ma proprio diventano una parte di te, una parte organica, no? Di te, te le porti per sempre, insomma, anche con un po' di rimorso, perché in qualche modo c'è stata una rottura e ci sono anche delle responsabilità. E ci sono delle responsabilità, e la parola è importante, perché seppure nella condizione narrativa di questo romanzo c'è un substrato politico e di impegno. Lei prima accennava la parola, e vorrei soffermarmi su questa parola, perché la parola controcultura. Ma oggi, secondo lei, grazie a Verasani, usciamo un attimo dal romanzo, ma c'è spazio oggi per la controcultura, oppure sono io talmente miope da non vederla, da non incontrarla più? Ma sarebbe già miracoloso se ci fosse spazio per la cultura. Direi che già questo sarebbe una cosa fantastica, per cui insomma insomma, mi affido sempre alle parole del buon Pavese, no? Che diceva che la cultura precede la politica, non è mai a ruota. E purtroppo, insomma, questo è un paese che si è dimenticato, ecco, con la funzione veramente non solo educativa, ma proprio in un momento poi in cui siamo tutti molto angosciati, no? Succedono cose veramente brutte, cioè tira un'aria, come dire, di infelicità. E la cultura invece è ciò che proprio invece sostiene, illumina, in qualche modo ci accende delle luci, insomma, ci fa capire meglio la nostra vita, che direzione prendere, che scelte fare. Io vado spesso nelle scuole proprio per questo, per parlare ai ragazzi del fatto che probabilmente i libri non salveranno il mondo, ma una vita sì, perché leggere in qualche modo ti fa vincere le tue paure, no? E ti fa anche immaginare delle altre realtà e come sarebbe possibile probabilmente cambiare di nuovo il mondo, per cui alla fine la politica gira intorno, no, a questa cosa. Pasolini diceva: la rivoluzione è solo un sentimento, siamo stati tutti sentimentali in quegli anni perché eravamo fortemente politicizzati fin da ragazzini, però è ovvio, insomma, che tra l'ideale e il possibile bisognerebbe trovare, come dire, una sorta di compromesso in cui ci impegniamo di nuovo, insomma, e la cultura, secondo me, è lo strumento ideale in questo senso. È lo strumento ideale, e forse lo strumento ideale anche per comprendere un po' il senso di quei giorni. In questo romanzo lei parlava poco fa di musica, e c'è molta musica, che ne so, gli Alunni del Sole, Loredana Bertè, ma solo gli Alunni del Sole sono stati veramente una sorpresa rivederli, e poi ovviamente anche riascoltarli, perché no? Certo, ma io appunto, come ha detto all'inizio, nasco praticamente come musicista, non sono mai stata snob, per fortuna, quindi dalla musica classica, jazz, alla musica anche pop, cantautorale, insomma, ho sempre ascoltato di tutto. Effettivamente questo brano degli Alunni del Sole io lo trovo proprio melodicamente molto, molto bello. Ed è vero, lo ascoltavo e lo ascoltavo con la mia amica del cuore proprio negli anni in cui ero ragazzina, insomma, in cui no, ci voleva qualcosa di malinconico, di distruggente che ti facesse battere il cuore. Ma sì, cito Angie dei Rolling Stones, ma anche Parsifal dei Pooh, tutta la musica che ascoltavamo in quegli anni, anche Umberto Tozzi, tutto il pop, ma la voce narrante, insomma, e poi una ragazzina che suona il pianoforte classico, e quindi ci sono, come dire, incursioni in qualunque genere musicale, però che si ascoltava allora, ecco. E dov'è? E dov'è scomparsa Dina? Che fine ha fatto Dina? Attraverso queste lettere noi scopriamo il senso proprio anche della quotidianità, che poi la quotidianità che cosa nasconde o che cosa rivela nello stesso tempo.
che forse c'è una impossibilità, uso questa parola sicuramente non adatta, impossibilità a capirsi. E attraverso la lettera, attraverso la parola, attraverso il dirsi, che dire agli altri, ma dire soprattutto a se stessi, forse le due ragazze riescono a non dico a comprendersi, perché non voglio nemmeno rivelare troppo di questa storia, però comunque è già un sentimento di liberazione. Beh sì, non era facile per esempio scrivere questa storia, perché appunto partiva da una forte componente, diciamo, biografica, personale, ecco. Però rendere l'essenza di un'esperienza personale, quindi renderla comunicabile agli altri, è la cosa che più mi premeva, no? Mi è successo in questi mesi, da quando è uscito il libro, che mi abbiano scritto persone, lettori, dicendomi: anch'io ho avuto la mia Dina in quegli anni lì, probabilmente anche persone della mia generazione, insomma, che quegli anni li hanno vissuti. Ed è una grossa soddisfazione per me, perché non sono io la prima a dirlo, ma la narrativa, la letteratura serve anche in qualche modo a darci l'illusione di resuscitare un po' i nostri morti, no? Un po' come dare carne a dei fantasmi, ecco, e riaverli lì, presenti, e ricordare momenti, analizzarli anche, insomma, andarci in profondo significa forse illuderci di comprenderli. Capiremo sempre solo una parte, però non credo che la razionalità sia così fondamentale per la letteratura. Penso che alla fine, come per la rivoluzione di Pasolini, conti l'emozione, il sentimento, cioè quella cosa che in qualche modo ti fa sul momento, a istinto, pensare di esserci arrivato. Poi sono sempre verità parziali e mai assolute, no? Perché la domanda, allora, no, che ci si è fatti in tanti, è stato perché noi sì e altri no, no? Sono caduti dentro la politica, il terrorismo, la lotta armata, la droga, e altri invece magari appunto si sono fatti una vita, sono andati avanti. Cioè, a volte la domanda era una questione di forza, di compattezza, di educazione, di carattere. Insomma, sono anni che vanno secondo me rianalizzati. Ecco, io non ho avuto, come dire, la presunzione di farlo, ho solo raccontato un'amicizia che ha come sfondo però una storia del nostro paese che è stata per me, per la mia generazione, molto importante. La storia di un'amicizia, e nell'amicizia, come in tutto il resto, forse contiene una cosa che non si frequenta mai abbastanza e che io leggo, perché credo che sia una sottolineatura importante, proprio l'ultima pagina del libro. E rideva, dottore, rideva forte, di gusto, non smetteva più di ridere, come se tutto, anche la sua morte, non fosse altro che un gioco, e il gioco l'unica cosa al mondo a valere la pena. Ecco, ridere e il gioco, anche qui una forma di il sorriso come una forma di impegno, ma non un sorriso beato, un sorriso con una docta spes, direbbero alcuni. La cosa secondo me indimenticabile di quando si è adolescenti o preadolescenti, insomma, il fatto di veramente di ridere fino alle lacrime di sciocchezze. Questa cosa, insomma, di sperimentare insieme il lato comico, no, da vita, e riuscire a prendere in giro, insomma, tutto il mondo degli adulti, a vederne le pecche, le falle. Io credo che quell'irriverenza lì dell'adolescenza sia fantastica, sia una cosa in cui, per esempio, Dina e l'altra sono assolutamente, no, in questa fantasia iperattiva, loro si divertono in qualche modo a beffeggiare il mondo, poi crescendo invece il mondo probabilmente beffeggerà loro. Però quella è un'età fondamentale, chi non si ricorda le risate, insomma. Poi certo continuiamo a ridere, perché è un'autodifesa a voglia. Tra le più sicure. Tra le più sicure e più sane. Grazie a Verasani. Visto che ha parlato in questa... Lei è musicista, ha parlato in questo libro di canzoni di quel tempo, ma qual è l'ultima canzone che lei ha ascoltato?
l'ultima canzone che ho ascoltato, ma io amo molto cantautori, magari insomma c'è questa canzone che mi piace molto di Bob Rondelli, che è un cantautore livornese che ha utilizzato un testo di Gianni Rodari, scrittore che ho amato molto, e ne ha fatto una canzone, Cielo di tutti, quindi questa è la canzone che, come dire, citerei pensando proprio anche al mio romanzo. E sotto questo cielo una risata liberatoria, una risata liberatoria. Sì, certo. Grazie. Assolutamente. Il tempo che ci ha dedicato per il suo libro, per i nostri ascoltatori prossimi lettori, dall'editore Giunti, l'ultimo libro di Grazia Verasani, Lettera a Dina. Buona giornata. Grazie, grazie anche a voi.